La storia di questo edificio è interessante perché si interseca un po' con la storia, diciamo, europea e mondiale addirittura degli esordi della tecnologia, della tecnica del cemento armato, che è proprio questo Hennevik, questo ingegnere belga, però con poi studio e attività a Parigi, aveva brevettato, aveva ottenuto un brevetto particolare verso la fine dell'Ottocento, siamo intorno all'890 circa, cioè 880-890, ecco. E questa tecnica andava a sostituire un po' quella che era l'acciaio, ecco, pensate alla Tour Eiffel 1888, quindi avviene in maniera un po' non inspiegabile, sarebbe lunga da spiegare, avviene un po' questa sostituzione delle due tecnologie, quindi si arriva all'apice dell'acciaio, e la Tour Eiffel appunto ne è un po' l'edificio iconico, per poi passare a questa tecnica del calcestruzzo armato che era nata inizialmente col brevetto del cemento, siamo all'inizio dell'Ottocento, 1824, e poi cominciano le prime realizzazioni di elementi, diciamo, secondari. Pensate che le prime cose in cemento armato sono state barche, sono state fioriere, non c'entrava nulla l'edilizia, ecco, all'inizio. Poi lentamente, in sostituzione prima del legno, poi dell'acciaio, si andò consolidando questa tecnologia. Vi furono diversi brevetti, diciamo che quello di Hennevik fu quello che mediaticamente ebbe maggior successo. Per cui lui da Parigi organizzò una rete di vendita incredibile in tutto il mondo e qui noi avevamo l'ingegner Porcheddu, che era il referente, diciamo, per il regno Sardegna, Piemonte, Liguria e Sardegna, e quindi sbarcò. Tenete conto che a Genova il primo vero edificio di cemento armato è il Mercato Orientale. Quindi, dove ha fatto i bar adesso, dove hanno quella struttura lì centrale, è il Mercato Orientale di Hennevik. Quindi quella è la prima vera struttura di Hennevik a Genova, non questa dell'edificio. Dunque rappresentò proprio una vera svolta nel mondo dell'ingegneria. Ma i vantaggi erano di tre tipi. Soprattutto, guardi, gli impresari mal avevano digerito la struttura metallica, che era un po' troppo lontana dalle loro problemi di esecuzione, di specializzazione di manodopera, eccetera. In più l'industria, diciamo, l'acciaio dipendeva dalle miniere, sia per l'estrazione dei metalli, dei minerali metallici, sia per l'estrazione del coke, eccetera. E quindi tutto il mondo che venne rappresentato dai naturalisti francesi, no? Da Zola, eccetera, che tutto quel movimento grosso intorno alle miniere, ecco, quindi con dei disordini, dei problemi sociali molto forti, si ribaltava sull'edilizia, e questo agli impresari ovviamente non aveva. Gli architetti non vedevano l'ora di riprendersi in mano un po' l'estetica, perché era stata un po' appiattita dall'acciaio, no? Queste strutture metalliche erano ingegneresche. L'Ottocento fu secolo degli ingegneri, non degli architetti. Insomma, si prestava poco alla forma, poi c'è stata la piccola parentesi dell'Art Nouveau, ma è stata una parentesi più intellettuale che altro. E quindi anche gli architetti ebbero quindi si creò un po' questa tendenza, diciamo, verso questa nuova struttura che indubbiamente semplificava rispetto all'acciaio e ridava possibilità agli architetti di modellare, ecco, perché il calcestruzzo ovviamente. Però tenete presente che, tornando al nostro colosso, la Hennevik, ecco, non confondiamoci, cioè l'edificio Hennevik con quello che potrebbe essere, per esempio, un esempio, l'edificio di Le Corbusier, tanto per intenderci, perché Hennevik non è che avesse una matrice architettonica. Hennevik è la tecnologia che noi troviamo all'interno, cioè le 250 canne in cemento armato che costituivano i silos. Quindi Hennevik è lì, non è nella facciata, nell'estetica dell'edificio, eccetera, eccetera. E questa è un po' la storia. Poi il cemento armato, ovviamente abbiamo poi l'interruzione un po' con la prima guerra mondiale. Il cemento armato trova spazio nelle grandi opere anche militari, dalla linea Maginot, eccetera, eccetera. Poi c'è il blocco e poi dopo, diciamo, nel Novecento, che come si dice, il secolo breve inizia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, diventa il materiale del Novecento. E ancora oggi il calcestruzzo armato, nonostante abbia avuto dei problemi anche da un punto di vista proprio sempre mediatico, diciamo, il ponte non ha mai giocato a favore. E quindi diciamo che ancora oggi in Italia è un materiale importante, ecco, sicuramente. Dentro, ma ha Sì. citato il dentro, perché è il Sì, è dentro. il dentro, l'Hennevik è il dentro, la tecnologia del cemento armato è il Sì, dentro. questa dentro qua. Sono 250, immaginate, vani ascensori attaccati uno all'altro di cemento armato che costituivano
i silo, sono delle cellette, mi pare di 3 metri per 3, che sono quelle che poi soprattutto andrebbero anche un po' demolite, perché se no non ne fa niente. Ecco, voi avete lavorato come università al progetto di riqualificazione, in che modo? Dunque, il professor Musso, che è il nostro, diciamo, docente di restauro, e la sua scuola di specializzazione, che è diretta attualmente dalla professoressa Franco, e fecero, quando io ero direttore del Dipartimento di Architettura, facemmo una convenzione con l'autorità portuale, regione, eccetera, eccetera, per partire con il rilievo dell'edificio, perché erano disponibili dei rilievi, ma molto, molto pressappoco, ecco, molto poco affidabili, per redigere quella che si chiama la scheda tecnica, cioè l'impostazione molto corretta della regione e dell'autorità fu quella di dire: interveniamo prima con la sovrintendenza per capire quali sono le parti, eccetera, eccetera, per non buttare allo sbaraglio un progetto che poi avrebbe trovato le solite barriere, diciamo, burocratiche. È stato un bellissimo, bellissimo lavoro, fatto proprio di concerto con la sovrintendenza, con l'architetto Tinea, allora, che era sovrintendente, e l'autorità portuale, e il professor, diciamo, noi come dipartimento, ma nella persona del professor Musso, e venne fatto questo rilievo che servì proprio a stratificare. Pensate che poi dai primi del Novecento ci sia costruito fino agli anni 50 qua sopra, quindi evidentemente non tutto è storico, ecco, non tutto merita di essere tenuto. E le stesse, diciamo, canne interne, la sovrintendenza, a fronte naturalmente di un progetto architettonico di rilievo, ha dato la disponibilità a valutare la possibilità anche di alleggerire un po', perché altrimenti il modo sbagliato è sempre quello di elaborare un progetto e poi dopo andare magari a confrontarsi con la sovrintendenza. In questo caso invece si è partiti prima, in maniera tale che poi il bando che è uscito dava già delle indicazioni, ecco, a fronte però ovviamente di un progetto di qualità. È una struttura affascinante, con i problemi ovviamente della durabilità un po' del materiale anche all'interno, che abbiamo l'Istituto di Dipartimento di Costruzioni fece a suo tempo anche delle indagini sul materiale, quindi è un materiale che ovviamente ha i suoi anni, e la stessa, diciamo, armatura un po' delle strutture molto sovradimensionate, perché ovviamente i carichi erano già in allora, insomma, previsti molto forti, però con delle soluzioni strutturali che oggi non sarebbero ammesse dalle normative correnti, ecco, diciamo. Però la struttura indubbiamente ha un suo interesse, e il progetto dovrà proprio, penso, pur facendo delle demolizioni, ma dovrebbe consentire la lettura, diciamo, di questa tecnologia, ecco, salvo poi ovviamente aprire anche delle finestre, perché la facciata a monte, come lei ben sa, è tutta cieca, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, ci sarà, il progetto dovrà lavorare molto, ecco, su questa cosa qua. Per chiudere, l'ingegneria è andata poi oltre NBCO, no? Cioè il calcestruzzo oggi resta comunque il materiale padre delle costruzioni? Diciamo che è un materiale che in Italia, noi non avendo una tradizione di acciaio, perché non è un nostro materiale, le uniche miniere erano quelle dell'Elba, eccetera, ma già in crisi in epoca ben... Quindi noi non è un nostro materiale, la nostra cultura più della pietra del mattone, quindi dietro del calcestruzzo, che poi è una pietra artificiale, non è altro che una pietra artificiale. Quindi il calcestruzzo indubbiamente rimane, ha preso delle belle sberle, ecco, diciamo che dal punto di vista, ecco, smitizzato l'idea che sia un materiale eterno, che sia un materiale, perché non è un materiale eterno, è un materiale che va mantenuto con una certa frequenza, perché essendo un materiale poroso tende ad assorbire tutte le condizioni atmosferiche. Però non è che bisogna ricostruirlo da capo NB, no, che possiamo stare tranquilli, no, che non assolutamente, succeda. Assolutamente, la tesa è per il progetto, perché è tutto lì, ecco, di vedere veramente, insomma, che la valorizzazione di questa bellissima cosa, sia architettonica che ingegneria, che ha una bellissima storia, come penso di averla raccontata. Grazie. Grazie a lei.